Buongiorno a tutte, amici e amiche creative. Oggi giro questo video per realizzare il secondo video tutorial in collaborazione con la ditta Elbiz. Questo non vuole essere proprio un tutorial perché andremo a realizzare un paio di orecchini e una collana molto molto estiva con un semplice assemblaggio. Cosa dire? Io vi ricordo che la ditta mette a vostra disposizione un coupon con un buono sconto per chi acquista appunto sul loro sito. Vi lascio il link diretto alla pagina Elbiz. Appunto, ragazzi, andate a vederlo perché è davvero molto molto assortito. Trovate davvero di tutto e di più. Ci sono materiali per noi perlinatrici, per chi lavora il fimo, per chi lavora la resina, trovate già gioielli pronti, trovate davvero tantissimi articoli, trovate catene, anellini, tutti i componenti che servono per assemblare, trovate davvero tantissime cose. Quindi io ora vi elenco i materiali e inizieremo l'assemblaggio di questa collana molto molto estiva che io vedo benissimo con questa cascata di fili su un bellissimo top e con i capelli appunto legati per dare risalto a questi semplicissimi ma bellissimi di grande effetto orecchini. Niente, io passo a elencarvi i materiali e iniziamo il video. Quindi i materiali che ci serviranno per realizzare i nostri orecchini alla nostra collana sono una lenza da 0,40. Io sto utilizzando questa bella doppia perché andrò ad utilizzare lo schiaccino e quindi non avrò bisogno di ago e filo. In caso non avete lo schiaccino, potete benissimo realizzare la collana. Praticamente dovrete utilizzare un filo da 0,15-0,16, quelli che usiamo normalmente per perlinare, e infilare sull'ago 8 rocaille 11,0, chiuderle a cerchio e poi inserire una rocaille 11,0 e tutte le perline che vi serviranno in base alla lunghezza della collana. Poi inserite 9 rocaille 11,0 e chiudetele rientrando nella nona, nell'ultima, diciamo, per poi risalire tutto l'infilaggio di perle che abbiamo inserito e di nuovo ripassare nelle rocaille e tornare indietro. Questo serve appunto per rinforzare. E per chi non ha lo schiaccino, può comunque creare le due asoline sui lati per poi usare l'anellino e collegare le catene che stiamo, le corde con le perle che stiamo andando a realizzare. Nel mio caso utilizzerò gli schiaccini e quindi ho preso la lenza più doppia, così sono anche più tranquilla che non si spezzi. Oltre alla lenza avremo bisogno appunto di qualche schiaccino, poi avremo bisogno di qualche filigrana. Io ho queste, non ha importanza del modello, ne troviamo davvero tante in giro. Io ho scelto questa perché ha appunto tre cerchietti sul fondo dove possiamo andare a inserirci e quindi mi viene utile perché io sto realizzando appunto una collana a tre fili. E lo stesso discorso per quanto riguarda gli orecchini. Io già ho inserito le monachelle, quindi avremo bisogno anche di due monachelle. Se volete inserire un po' di lucentezza, potete usare qualche cerchietto, qualche anellino di catena, una T-bar, qualche chiodino per gli orecchini. E poi a vostra scelta io sto utilizzando queste perle che mi sono state fornite dalla ditta Elbiz. Sono perle da 6 mm in questa bellissima colorazione grigio argento, molto molto belle. Erano collegate ad un filo e io le ho sfilate appunto per controllarle. Quindi queste perle. Poi qualche cipollotto, io per dare un po' di luce alla creazione, io sto utilizzando queste che sono gli 8x10 che troverete anche sui siti Elbiz. E poi molto importante per questa collana questo elemento che è un paccozzo da 500 pezzi di queste perle in acrilico
miste che già vi mostrai nel video unboxing. Sono davvero bellissime, ci sono molte forme e tante colorazioni. Ed è uno stile antico, sembra un po' uno stile etnico, e quindi andremo a realizzarle appunto con queste perle. Questo è il codice e sono 500 grammi, sono davvero tantissime. Il costo l'ho già indicato nell'unboxing, ma mi sembra che costavano sui 5-6 euro, 500 grammi, e sono davvero tantissime. Niente, iniziamo il tutorial. Ovviamente avremo bisogno anche di pins, e di qualche anellino. Allora, per realizzare gli orecchini, prendiamo 3 chiodini con la testa piatta e inseriamo dentro una perla. Io ho selezionato un po' di componenti da questo pacchetto. Guardate, ho preso questi quadrotti con i cuoricini sui lati. Poi ho scelto questi. Non so ancora quale andrò ad utilizzare, ma intanto ho scelto gli elementi. Ho scelto queste bellissime perle rigate. Queste ancora più piccole sul bronzo come la perla. C'è davvero tantissima scelta. Ho scelto anche questa sui toni del blu. Guardate questa che bella, c'è sia piccola che più grande. Metti a fuoco. Ok, eccole qui. E quindi ora sceglieremo un po' di materiali. Anche queste bellissime gocce erano nel pacchetto. Quindi inseriamo in un chiodino a T con la testa piatta una goccia e una perla, così. E facciamo un'asolina. Quindi pieghiamo, tagliamo il filo in eccesso e facciamo l'asolino. Molto semplicemente, così. Ora realizziamone due altre. Eccole realizzate. Ora prendiamo queste che hanno l'asolina già fatta. Se sta larga, stringiamola, come in questo caso. Ok, e inseriamo due. Un cipollotto, poi ho preso queste perle piccoline, una perla, un cipollotto e un'altra perla e chiudiamo facendo l'asolino. Così. E questa sarà la fascia centrale. Mentre per i due laterali li facciamo uguali, quindi un cipollotto, una perla e un cipollotto e realizziamo di nuovo l'asolino. Così. Facciamone un altro così, con due cipollotti e una perla. Ok, ora che abbiamo tutti i componenti insieme possiamo assemblare l'orecchino, quindi avremo le tre gocce, due di questi con una perla e due cipollotti e uno solo che è un po' più lungo, poi la monachella e la filigrana e questi pezzi sfaccettati di catena. Quindi apriamo un'asolina. Curviamola verso l'alto così e inseriamo così la goccia e richiudiamo. Molto semplicemente. Ok, ora apriamo quest'altro lato. E inseriamolo al centro perché questa è la parte più lunga e quindi la voglio centrale.
Così. Ora facciamo lo stesso anche con le altre. Apriamo la solina, inseriamo la filigrana, poi apriamo di nuovo la solina, inseriamo la goccia. E facciamo anche l'altro infilaggio. Ok, ho finito. Ora non resta che inserire questi anellini sfaccettati per dare un po' di luce. Semplicemente inseriteli qui, dove c'è questi agganci degli anellini, e chiudete, inseritene due, uno e due. Per ogni infilaggio, uno e due. Di nuovo, uno e due. La mia gatta mangia le crocchette perché ogni volta che io devo girare un video con voi creative, i miei gatti hanno fame, non so perché. Ok, terminato. Gli anellini, che saranno molto più larghi rispetto alla perla, tenderanno a scendere giù e realizzare questa bellissima decorazione su queste gocce. E gli orecchini sono pronti. Ora ci occupiamo della collana. Come potete vedere, sono degli orecchini lunghi e molto, sono anche un po' rumorosi mentre camminiamo, e molto estivi, appunto, perché hanno queste perle, questi cipollotti belli luminosi. E sono molto estivi, portabili perfettamente, con i capelli legati su d'estate, soprattutto che fa molto caldo, e quindi sono ben visibili e molto belli da far vedere. Ok, ora realizziamo la collana. Andiamo a realizzare i tre fili che pendono dalle filigrane, e quindi andremo a realizzare un filo da 26 centimetri con tutte le asoline ai lati, o comunque con gli schiaccini, da 26 centimetri, un infilaggio intero di perle, queste. Poi faremo un infilaggio da 35 centimetri di cipollotti, e poi faremo l'ultimo da 48 centimetri, che è quello misto. Con queste bellissime, questi bellissimi componenti acrilici in stile antico. E poi realizzeremo appunto gli agganci per dietro il collo. Ora taglio i fili e poi iniziamo. Quindi ho tagliato i tre fili, le tre misure, e ora sto inserendo lo schiaccino. Dovete semplicemente prendere lo schiaccino con le pinze, inserire la lenza, il filo, e schiacciare il primo lato, e fare in modo che il filo della lenza si trovi sotto quando chiudete lo schiaccino. Così. Ora girate e chiudete anche l'altro lato. Si chiamano schiaccini apposta perché si schiacciano e bloccano il filo all'interno, così. Ok, una volta inseriti gli schiaccini, iniziamo l'infilaggio. Quindi abbiamo detto che dobbiamo realizzare un filo da 26 centimetri, e questo è da 26, con un infilaggio completamente di perle, e quindi ora inserirò su tutta la lunghezza le perle. Io lo faccio e poi ci vediamo
Infilaggio terminato. Ok, ho terminato il primo infilaggio e ho inserito anche lo schiaccino. Ora realizzo l'infilaggio con i cipollotti, però vorrei inserire prima dei cipollotti questa bellissima perlina. Scusate, sposto tutto. E quindi niente, dobbiamo fare lo stesso procedimento anche per il secondo filo. Per poter dare tanta luce alla nostra creazione, ho scelto questi bellissimi cipollotti. Faccio questo passaggio. Alla fine, l'ultima perlina sarà un'altra di questa qua, color bordeaux. Ok, ho inserito tutti. Ora vi mostro come inserisco lo schiaccino finale. Lascio giusto 1 cm, mi preparo con lo schiaccino e poi inserisco il filo nello schiaccino, così, e lo tiro su il filo fino a toccare la perla e poi premo per bloccarlo, così. Vedete? Poi chiudo anche l'altro lato, così, e ora taglio il filo in eccesso, così. Ho inserito lo schiaccino. Ora faccio anche quest'altro, che è quello misto. Lo schiaccino già l'ho inserito e quindi iniziamo a infilare. Ho pensato di iniziare con una perla, poi non lo so, magari inseriamo questo bellissimo tubo. Poi, così a intuito, dobbiamo inserire delle perle in maniera mista per decidere come ottenere, diciamo, la nostra creazione. Io sto andando così di getto, inserisco un po' di cipollotti anche per dare un po' di luce, poi ovviamente guardiamo perché io vorrei realizzarla speculare, quindi una volta lo piego a metà, una volta raggiunta la metà farò in modo speculare l'infilaggio al contrario e poi inserisco lo schiaccino. E come qui ho infilato appunto in modo speculare e messo gli schiaccini, come potete vedere, fino alla metà, questa. Ora vorrei inserire qualche anellino di questi sfaccettati proprio per dare un po' di luminosità, quindi basta separare gli anellini. Apritene qualcuno e poi inserirli dove più vi piace. Io lo faccio e poi continuiamo. E come qui ho inserito in modo speculare anche gli anellini. Qui in punta, la metà precisa, ne ho inseriti due e poi due per ogni spazio che io ho scelto. Praticamente ho deciso di metterli qua dove c'è le perle. Queste da 6 mm che sono le più piccole e ci permettono che gli anellini rimangano liberi e muovendosi tra loro fanno questo bellissimo rumore. Io penso che questa collana sia adattissima ad indossarla d'estate sotto un bellissimo top di quelli senza bretelline e senza manica, bella. A cascata proprio, diciamo, sul davanti. Ora inseriamo le nostre catene negli anellini e nella filigrana. Quindi inseritevi, qui anche inserirò degli anellini. Prendete un anellino, inserite la prima catena e inseritevi nel primo foro più esterno in questo della filigrana e chiudete. Poi prendete di nuovo un altro anellino, apritelo e infilate i cipollotti, la seconda misurazione. Inserite prima l'asolina del primo
dello schiaccino e inseritevi nel secondo foro, questo centrale della filigrana, e chiudete l'anellino. Ora ancora un anellino, inserite lo schiaccino del terzo filo, quello delle perle, e inseritevi nel foro più interno, l'ultimo disponibile. Così. Questo è quello che dovrete ottenere come infilaggio. A sinistra, ovviamente se lo giriamo sarà lo stesso, a sinistra le perle, al centro i cipollotti e esternamente questo con la decorazione. Ora dobbiamo inserire tutto nell'altra filigrana, quindi prendete la filigrana e partendo stavolta, aprite l'anellino, i miei sono chiusi, inserite lo schiaccino delle perle, quindi il filo più interno, e inseritevi nell'anellino quello più interno, quello a sinistra. Ora stiamo infilando al contrario, perché prima abbiamo iniziato con il filo esterno, ora iniziamo con quello interno. Un altro anellino e inserite lo schiaccino dei cipollotti e inseritevi nell'anellino della filigrana questo centrale e chiudete. Ora inseriamo l'ultimo, questo dei componenti in acrilico, e quindi inserite lo schiaccino e inseritevi in quello più esterno, così, molto molto semplicemente. E abbiamo inserito una cascata di fili, come potete vedere. Ora dobbiamo realizzare la chiusura, e quindi dobbiamo realizzare qui due fili da 15 centimetri. Questo lo lascio un attimo da parte. Ovviamente anche qui io andrò a inserire due anellini per ogni spazio, semplicemente prendendo l'anellino, lo aprite e lo inserite qui dove c'è lo schiaccino. Ne inserisco due per ogni spazio, poi tagliamo due fili da 15 e inseriamo i due schiaccini alle estremità. Ok, come potete vedere qui ho inserito i due anellini soltanto nelle prime due, tranne questo con le perle, perché questo con le perle sono più piccole e quindi passerebbero dentro e camminerebbero lungo le perle, e noi non vogliamo questo. Ora ho preparato i due fili da 15 centimetri con i due relativi schiaccini, e ora, come abbiamo fatto per il filo esterno, anche per questo andiamo ad inserire un infilaggio casuale, come più ci piace, di perline e componenti. Quindi scegliete voi quelli che più vi aggradano e infilate, però fatelo speculare, nel senso, se uno lo realizzate in un modo, realizzate nello stesso modo anche l'altro. E niente, io inizio a realizzare gli infilaggi e poi inserirò i due schiaccini ai finali. Faccio questo e poi continuiamo. Eccomi di ritorno. Ok, ho terminato l'infilaggio delle due catenine da 15 cm. Come potete vedere, sono perfettamente uguali. Ora qui, per richiamare l'orecchino, inserisco due anellini, questi grossi, sfaccettati, proprio per avere lo stesso effetto che abbiamo sugli orecchini. Lo faccio su entrambi i lati, su entrambe le catene. Ovviamente questi anellini sono facoltativi, io li metto perché appunto danno tanta luce, perché sono sfaccettati e comunque sfuggono
suonano mentre si muove la collana e quindi hanno questo bel effetto rilassante. Ok, ovviamente qui che c'è la perla, se io mettessi al contrario non avrei l'effetto degli orecchini e quindi diciamo che io voglio agganciarle così. Quindi prendiamo degli anellini, molto semplicemente, e inseriamo la punta del nostro schiaccino, così. E la T-bar, io non ho a disposizione un moschettone, quindi utilizzo questa bellissima T-bar in argento, cioè non è d'argento, è color argento ed è in metallo. Anche da questo lato inserisco, vedo un altro anellino, inserisco l'altro pezzo della T-bar. Così. E ora inserisco qui due anellini e aggancio la collana. Quindi apro, metto prima questo e poi inserisco questo. Ok, ora faccio lo stesso anche per l'altro lato. Mi raccomando, sistemate la collana così. Ok, e ora con un altro anellino concludiamo anche. Inserite prima questo perché questo deve stare giù. Quindi inserite prima questo che deve stare giù e poi questo che deve stare su. Altrimenti, se inserite prima questo, questo capiterà di sopra così. Ok? Quindi prima questo e poi questo. Considerate sempre il modo in cui dovete infilare le parti, appunto, del. Qui è uscito l'anellino, si è aperto perché non l'avevo chiuso bene. Prima inserisco questi, uno e due, e poi lo schiaccino. Chiudiamo bene questa volta. Volendo, si possono mettere anche qui due anellini per perlato, appunto per camuffare un po' gli schiaccini e comunque rendere il tutto molto più bello. Inserisco, lo faccio qui con voi, anche perché non ci vuole tantissimo per farlo. Già che ne approfitto per dirvi che questo è il secondo tutorial in collaborazione con la ditta Elbiz. Volevo anche dirvi che questo è il secondo, ora realizzerò anche un terzo tutorial per via del mio errore col Cile e poi successivamente farò il video per quanto riguarda il giochino dei 500 iscritti. Quindi rimanete sintonizzati perché dopo questo video ce ne sarà un altro di collaborazione e poi pubblicherò sia il video del giochino sia il video dove vi mostrerò la creazione che ha partecipato al primo girone della Semplice Visual Cup. E niente ragazze, io ho terminato.
Questa è la collana che ho realizzato per la seconda collaborazione con la ditta Elbiz. Io spero davvero che vi piaccia. Questa è la collana, molto molto semplice, ma secondo me molto d'effetto, con questa bellissima cascata e queste catenine che suonano, come potete sentire, e con gli orecchini abbinati. Io li trovo molto molto belli, molto semplici e veloci da realizzare, anche molto rilassante perché secondo me inserire delle perline nei fili e schiaccini e fare questi abbinamenti così alternati mi rilassa molto. Niente, io spero che vi piaccia. Questo è un semplice tutorial per una semplicissima collana d'assemblaggio. E io vi ringrazio per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Poi successivamente, appunto, pubblicherò i video del giochino, che ancora non ho fatto, quindi non so neanche io come andrà. E niente, ringrazio la ditta Elbiz, e vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Arrivederci.